mettere dentro nella toppa, si rompe, la porta che si apre da sola, cioè sono tutti delle cose che noi, non so, non ci facciamo caso, pensiamo, ci siamo messi d'accordo, cioè no, non ci fai caso che sono trucchi anche quelli. Però tutto nel film, tutto ha un trucco, insomma, c'è tutto una che dopo può essere fatto su un momento, può essere fatto in post-produzione. Dopo, a seconda del budget che c'è, a seconda anche di chi va a lavorare la post-produzione, ma ci sono sempre una marea di trucchi. Ci sono anche scene, ad esempio ci sono, per dire, delle scene girate al contrario, perché poi rimettendole in senso normale, la persona si muove a scatti. In un film, ad esempio, cos'è dei primi anni 80 comunque, se non sbaglio, Tobò, perché si chiama Dovevi essere morta, la ragazza non era capace di muoversi a scatti. Cioè, è una ragazza che, insomma, muore, ovviamente, cioè, già lo dice il titolo, che è ricognito di nuovo, viene riportata in vita e avrebbe dovuto comunque muoversi a scatti, e lei non era capace di farlo. So che la ragazza era quella, era perfetta, e quindi hanno girato tantissime, tantissime scene al contrario, dove lei cammina al contrario, dove lei fa dei gesti al contrario, e poi rimessi nella pellicola in senso normale. Quando tu vai a fare un lavoro di questo genere, non è più un movimento fluido, perché tu, quando cammini all'indietro, a te sembra di camminare come in avanti, ma non è così, non è la stessa fluidità, perché chiaramente il tuo peso si sposta, il tuo baricentro si sposta per darti un equilibrio, non per muoverti. Un ballerino potrebbe muoversi all'indietro con la stessa fluidità. Una persona normale no. Quindi quando tu dopo vai a vedere la scena girata in maniera normale, quindi la persona che cammina in avanti, ha comunque degli scatti. Togliendo dai 25 fotogrammi che normalmente compongono un'immagine, gliene vai a togliere due, aumenti questo sistema di scatti, vedi la persona che incomincia a fare tutti dei movimenti un po' tipo burattini, insomma, che ti dà l'impressione che non abbia il completo controllo del suo corpo. Tipo lo stop motion? Come? Tipo stop motion? Sì, solo che lo stop motion è dato da una cosa, da un oggetto, da una persona, soprattutto oggetti, che per ogni secondo ci sono 25 riprese di quella cosa, e nello stop motion c'è un po' questo andamento scattoso, no? Però sono delle cose inanimate. Per poterlo dare lo stesso, una cosa simile a delle persone, appunto, c'è questo trucco di fargli fare le cose al contrario per poi rimetterle, e lì c'è molto lavoro dopo di montaggio in post-produzione, perché devi comunque renderlo credibile. Perché devi già sapere come devi venire fuori dopo per sapere indirizzare l'attore su quello che deve fare. Io personalmente adoro di più questo genere di film che quelli che fanno adesso, dove la storia magari è bella, per carità, cioè sono anche dei belli, però risultano troppo, troppo finti. Ad esempio, se vi è capitato di vedere, o vi capiterà di vedere, ad esempio, Le macchine ribelle di J.J. Abrams, quello che aveva fatto Lost, la serie Lost, c'è una scena completamente al CGI che, se ti lasci prendere dalla scena, diciamo che non si fa caso, ma altrimenti ci cassi una gran risata. Io, quando sono arrivato a quel punto lì, dopo 27 minuti di film, ho detto: va bene, lo stesso, guarda, non te la prenderà male, lascia stare. Non ci ho più guardato. Sono due, cioè, in queste macchine ribelli, praticamente
tutte le città non esistono più e quel poco di città che sono rimaste hanno costruito delle macchine enormi che si spostano in continuazione e che continuamente cercano di conquistare il terreno delle altre città. È come una specie di castelli erranti di Howl, praticamente cercano di spostarsi, combattono tra loro, eccetera. E sono delle macchine enormi. E vedi due protagonisti che cercano di saltare contro questa macchina, di arrampicarsi contro questa macchina per cercare di andare dentro e poi combinare qualcosa. E vedi che quando loro fanno questo salto, a parte il fatto che si intuisce che loro sono legati con degli elastici dietro apposta per dargli questo tipo di movimento, perché vedi che proprio, cioè, fanno un salto che non è normale, perché una cosa che ti sta transitando davanti, tu non puoi avere un salto perfettamente cioè, perfetto, perché automaticamente tu devi saltare in diagonale se vuoi prendere la cosa, altrimenti non ce la fai perché è in movimento, e già lì, insomma. E poi vedi la ragazza, ad esempio, che lei si attacca così, ma intanto ha le mani che sembra che abbia, non so, delle ventose, perché come fai ad attaccarti ad una parete liscia? È impossibile. Perché appunto lì questa macchina enorme, tutto il CGI, loro hanno fatto tutto sul green screen, quindi tutta questa, una stanza enorme tipo questa qua, tutta immersa nel verde con tutti i sensori per captare tutti i loro movimenti, eccetera. E dopo nel montaggio, insomma, anche quello che ha fatto il montaggio ha detto: oh, io posso arrivare fino a N, che posso anche pigliare le dita se loro non l'hanno neanche fatto. Quindi uno magari si fa prendere dalla scena, non si fa caso, però delle volte nei film moderni vedi anche delle scene un po' così, insomma, ecco. Oppure la persona che, non so, sta nella bussola d'oro, ad esempio, c'è una scena anche lì dove c'è il personaggio che accarezza questo orso bianco, ma vedi che c'è tra sua mano che fa così e l'orso, c'è uno spazio di questo genere. Bussola d'oro di Nicole Kidman? Sì, Nicole Kidman, esatto. E vedi che appunto va a accarezzare l'orso, ma vedi che non lo tocca. Perché gli hanno detto: tu accarezza quest'orso, arriva fino lì, e il personaggio ha fatto fino lì. È stato il montaggio che dopo hanno sbagliato, anche quello del montaggio, poveretto, fa quello che può, e non è che. E anche, d'altra parte, anche l'attore immaginarsi una cosa è già difficile, poi immaginarsi anche le dimensioni, cioè, a un certo punto. Infatti in un film come in Io sono leggenda, no? Dove c'è non quello bellissimo con Vincent Price, ma quello con Will Smith, per evitare una cosa di questo genere, quando lui viene attaccato da un cane, da dei cani zombie, c'è molto CGI, però c'è la testa, l'hanno rifatta, di questi cani zombie, l'hanno rifatta completamente in gomma e altri materiali. E poi c'è una persona dentro che muove questa testa. Il CGI praticamente ha tolto la figura, la figura umana, e ci ha aggiunto quello che mancava dell'animale. In questo modo lui aveva veramente qualcosa che gli va contro, e quindi non si vedono più questi errori del non toccare un oggetto o non avere le giuste prospettive. Quello lì è stata una bella idea, ad esempio. E comunque non è un film, non è nuovissimo, però non è neanche un film neanche vecchio, ecco, da dire. Invece adesso preferiscono tutta questa esagerazione di computer, che dopo lascia il tempo che trova, secondo me. Non fatto di posto, perché costa meno. Ma no, anzi, guarda che il CGI alla fine viene a costare anche di più, tante volte rispetto ai trucchi artigianali. È solo che ce ne sono pochi che fanno i trucchi artigianali. Ah, ok. E ovviamente vogliono avere un compenso. E invece
diciamo così, il CGI, procurarsi i vari software, eccetera, adesso non costa più come una volta. Ma la persona che se ne occupa dice: ok, io te lo faccio, però io voglio avere tot soldi, ti viene a costare anche di più. Però cosa succede? Che il regista dice: ma sì, tanto aggiusta tutto lui, no? Sono un po' come i fotografi, quelli che vanno fuori, ma sì, dopo con Photoshop, sì, se fai una fotografia schifosa prima, viene fuori schifosa pure dopo, non è che... E al limite non occupa quello poveretto che ha fatto il CGI e si salvano. È proprio una questione di, sai cosa, anche di velocità. Perché un Tom Savini che ti faceva una maschera ci volevano 2 mesi, però era talmente reale che correvi via dalla paura, e invece adesso con il computer ti fanno una cosa che magari potrebbe anche fare più paura, ci mette meno tempo, e quindi anche 15 giorni vogliono dire, possono anche essere un bel po' di soldini. Perché devi pensare che nel cinema non c'è praticamente nessuno che compra niente, è tutto a noleggio. Quindi ogni giorno è una spesa effettiva che tu hai su tutto quello che hai, anche se non lo adoperi. Quindi la macchina da presa te ne servono 3, ma ne adoperi uno, ne può fregare di meno. Tu intanto hai 3 macchine da presa che ti vengono a costare, che ne so, $100 al giorno. Più una gru che anche se non adoperi, ma non è che puoi prenderla oggi e poi dire: ma te la riporto giù, te la vengo a prendere mercoledì, perché alla fine il noleggio su un numero più ampio di giorni ti viene a costare meno. Però quello ti dicono, per un giorno sono, per dirti una cifra così che non ha senso, però tanto per darti un giorno sono $80. Una settimana sono $140, 2 settimane sono $500, un mese sono $1000. Alla fine uno dice: cavolo, $80 al giorno. Alla fine uno dice: risparmio, no? Però che cosa succede? Che dopo ti dicono: ogni giorno in più sono $80. Quindi se solamente tu dopo vai a sbagliare di un giorno, ti sbaglia completamente tutto. E questo ripetuto per tutto il materiale che ti serve per fare un film, un giorno o due in più di girato diventa una spesa enorme. E allora il CGI ti dà la possibilità di risparmiare tantissimo, perché una volta che tu hai girato tutte le scene con il computer, dopo le puoi aggiustare come luce, le puoi aggiustare come inquadratura, ci puoi fare tante cose che magari prima non le hai fatte per risparmiare tempo. Ovviamente dopo hai una qualità che a volte può essere anche discutibile, però ovviamente risparmi tempo e quindi in un certo senso risparmi dei soldi, ma nel senso che riesci a stare dentro degli standard. Ecco. Invece fare delle cose più casalinghe, diciamo così, chiaramente ti costa del tempo, dove e chi ti fa i trucchi che ti dice: per questa cosa ti vogliono 2 settimane, ma non mi serve una o due o niente. Se ti serve devi fare con 2 settimane. Uno può aver detto di andare al computer, lo puoi frustare, lo fai anche andare un pochettino più veloce, ecco. Ma uno che ti deve fare... Il compito del produttore, oltre a esercire dei danni, anche gestire la parte sì. Di manager, cioè riguardo ai costi e quant'altro. Sì. Lui che sì, perché il produttore dice: io ti do i soldi, ti hai chiesto 500 milioni, ti ho dato 500 milioni, tu mi devi fare il film in 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi. Non ce la fai, cioè, mica, nessun problema, ti arrangi. Per Titanic, ad esempio, le scene sono andate molto più in là come quantità di giorni lavorativi di quanto avesse pensato il regista, e ha avuto la bellissima idea di metterci i soldi suoi per fare un paio di missioni subacquee reali,
che sono quelle dove si vede il Titanic da sotto, quello lì è veramente il Titanic, non è rifatto, e con questi due mini sommergibili. Ah, si è iniziato? Sì, esatto, quelle lì sono state diverse ore che lui ha fatto, dopodiché ne ha fatto un condensato ovviamente per il film, e questi due mini sommergibili poi dopo sono stati venduti, e lui li ha comprati, ha speso una cifra di soldi, li ha rivenduti e li ha fatti diventare un sistema di turismo, subacqueo. Quindi lui ci ha messo dei suoi soldi fuori produzione per poi andarne a prendere degli altri per poter avere qualcosa che serve per il suo film, però ovviamente non tutti possono avere questa cosa. Perché ad esempio, come dicevo l'altra volta, ad esempio Hitchcock era continuamente lì che metteva ipoteche alla casa, le toglieva, le metteva, le toglieva, le metteva, perché continuamente la richiesta di soldi diventava sempre più alta, perché poi gli attori ti chiedono dei soldi, tanti hanno anche delle pippe incredibili, quindi a volte non è il cachet che dai all'artista, ma quello che ti costa lui nelle sue richieste. Perché ad esempio in Shining, quando c'è stato con Jack Nicholson, penso che lui di suo non abbia neanche poi chiesto tutta questa gran cifra di soldi, perché insomma era famoso, ma non in una maniera così esagerata. Ma quanto gli sia costato in whisky e in canne, secondo me gli è costato una cosa esagerata. E poi ci sono quelli che ad esempio dicono: ah, va bene, io vengo a girare in Canada, però io tutte le sere voglio avere l'aereo per tornare a casa mia a Napoli, faccio per dirti, cioè sarò, cioè insomma, esatto, Marlon Brando era uno di quelli. Ma per dire, anche ce ne sono tanti insomma che hanno delle cose di questo genere qua, per cui ti costano di più i loro vizi che i soldi alla fine che ti hanno chiesto. E quindi lì tu capisci che insieme a tutto il budget di tutti i film ci devi mettere pure quello, quindi un giorno in più di viaggio in aereo per fare questo, un giorno in più di viaggio in aereo per quello. John Travolta, ad esempio, lui si sposta solo con il suo jet privato. Lui, una volta che ha finito le scene, lui deve potersi muovere e andarsene via quando vuole lui, con il suo jet privato. Quindi tutte le volte a lui devi fare il pieno. Quindi magari lui non ti chiede neanche tantissimi soldi di suo, però insomma mantenergli l'aereo non è roba da poco. Quindi. Va bene, adesso vediamo il trailer. It's a Fred Morgan. Never before seen. We've all felt that the body was empty. Empty of meaning. And we've wanted to confirm that, so that we could fill it with meaning. The world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared. That's what kind of sucks, isn't it? Is it?
insomma, vedete che anche questo qua è, chi non l'ha visto, insomma, è già preparato che è un film un po' pesantino, visto, vero? La trama praticamente parla di due artisti, di un futuro non ben precisato, perché tanto non è quello il punto di sapere se è 4000 avanti Cristo oppure se è 2025, non importa, dove il limite estremo all'arte è diventato praticamente farsi crescere degli organi interni in più e farseli togliere in pubblico. Le persone hanno subito una mutazione, sempre ritornando al discorso delle mutazioni di Cronenberg, non si sa determinati esattamente da cosa, però tu pensi che possa essere stato a causa dell'inquinamento, a causa di quello che mangiamo, tutto il resto, per cui ci sono persone che possono mangiare soltanto plastica e possono digerire soltanto quella, non possono mangiare nessun altro tipo di cibo normale. Persone che hanno degli organi in più, appunto, dentro di sé, che gli permette di poter mangiare soltanto la plastica. E il senso dell'arte, qua appunto visto in una maniera esagerata, diciamo che, sì, insomma, qua è esagerata, ma diciamo che ci stiamo volendo andando vicino, perché con l'arte anche solo quella della Biennale di Venezia, che parliamo di arte concettuale, alla fine non c'è più limite. Una volta l'arte poteva avere un limite al creato che eseguiva un artista. Adesso l'artista può non farti un tubo ed è considerato arte. Personalmente, come artista e anche come critico, è un discorso che per me non ha senso, perché pensate solo a 2 anni fa, c'è stato un artista che viene incensato come non so cosa, che ha venduto per 250.000 euro, se non sbaglio, un'opera inesistente. Cioè, lui ti vende una scatola di velluto, bella, perché già, con determinate misure, e poi lui ti dà un progetto di una roba scrivacchiata a mano, firmata, di un'opera che avrebbe determinate misure, e poi dopo ti immagini te